contenti appunto di avere questo momento un po' di confronto con Yanis, perché suscita tante cose questo film, quindi siamo sicuri che ci saranno, insomma, ci sarà la possibilità adesso di chiacchierare un po' con lei in modo che ci possa raccontare qualcosa di più di questo film. Quindi io lascerei direttamente la parola a voi, se c'è già qualche curiosità, domanda o... Ne Non faccio una io siate... magari intanto, ma io volevo sapere se, da dove nasce la suggestione per la scena con i pattini. It's a strange work, that's what I can say for sure, even for me. The skate is coming. There are many of the scenes in the film that somehow they exist separately from the film in a sense. There are sequences. The film is made out of sequences. One of the sequences is the skating one. And it has, I think it has to do with some kind of vulnerability of the character, of escaping, of drifting away, of being wounded. But it's not, I think from all the sequences in the film, is not one, this one is not one that I can say that I have kind of a deeper, more biographical, more complex story to tell. It's more kind of a cinematographic interest of how this scene was conceived. And then it acted for the characters, more for her. Allora, sicuramente avrete visto, è un lavoro strano. E ci sono, nel film ci sono tante scene che sono delle sequenze separate, non sono un continuum del film. E quella di lei che sui pattini a rotelle è una scena così a sé, in un certo senso, che però sicuramente non è forse una delle scene più autobiografiche nel film, ma è una scena che funzionava molto bene per i due personaggi, perché è una scena che mostra la loro, in questo caso quella di lei, la vulnerabilità, la voglia di scappare, la voglia di così lasciarsi andare un po' alla deriva, e questo fatto di essere così inseguiti da qualche cosa. Però è una scena in questo caso che per me ha funzionato di più a livello cinematografico. Guardi che le passano il microfono. Devo dire che, come tu hai parlato di suggestioni tattili, che indubbiamente ci sono, ho trovato straordinario soprattutto la dimensione sonora, perché è un film incredibilmente legato a questa tematica della sonorità e di questo linguaggio animale, cui non facciamo evidentemente mai attenzione sufficiente. E qui ho trovato interessantissimo questo modo di scoprire una realtà abbastanza misteriosa, per chi di solito si interroga su che fine fanno gli animali quando muoiono, no? Una domanda che tutti i bambini credo si siano fatti. E qui abbiamo qualche genere di risposte. Ma la cosa che volevo chiedere era sapere qualcosa di più sui due protagonisti, perché si ha la sensazione in certi momenti che siano quasi una sorta di Adamo ed Eva, che vivono appunto in un Eden prima dell'inizio della storia, no? A contatto con tutti questi animali. E quindi sono due attori, sono due persone che fanno veramente questo mestiere, non lo so, sono curioso di sapere di più sui due protagonisti. Grazie. Grazie. They are two actors. They are both actors. They are close to the characters as their personal stories. I chose them in order to be fitting in this kind of exercise we were doing, because I kind of threw them in this world. So there was not rehearsals, but neither improvisation so much, but in a sense they were thrown into these characters without really going out of the character ever in the set. And we started with the sex scene as the first exercise, and then they were really thrown into this world, and we had this deal between the three of us that we will never break out of it. So the moment we stopped shooting, they stopped talking to each other, they stopped having out of character, they never have a how you say, contact.
Maybe you want to translate this and I will continue about the sound. Allora, intanto, dunque, i due personaggi sono effettivamente due attori, sono due personaggi che io ho trovato molto vicino, cioè due attori che sono diventati molto vicini ai personaggi che io volevo mostrare. Abbiamo fatto questo esercizio senza fare delle vere e proprie prove, ma neanche senza, anche senza improvvisare, però io ho descritto i personaggi che volevo, loro ci sono entrati subito molto bene. Abbiamo iniziato proprio nell'ordine in cui vedete il film, con la scena di sesso che c'è all'inizio del film. Loro sono entrati subito in questo mondo, ma noi avevamo un accordo che questo era un mondo che creavamo, e quando uscivamo da quel mondo loro due non erano più, non avevano più contatti, non avevano più niente da dirsi, per cui era proprio un mondo che si chiudeva con la ripresa. And I say this because this has to do with a certain uncomfortableness that the film might have for us as an audience, but it also had for the people acting and for the animals being in set. So for me it was important to create this non-familiar world, which is also unfamiliar. It's uncomfortable when you're through in it. For us, for the actors, because they didn't know the space, it was not the familiarity built through rehearsals, neither for the animals. So the camera itself captures the moments where the animals try to negotiate space and familiarize space. E questo in realtà era proprio quello che io volevo creare, comunque questa sorta di disagio, di ambiente inconfortevole, o comunque di ambiente in cui non si creava una familiarità creata prima dalle prove, per esempio, e i personaggi si trovavano ad avere a che fare appunto con questo ambiente che si creava pian piano. E la stessa cosa vale con gli animali, che anche questi non sono animali che sono stati come dire prima diciamo allenati a recitare, ma diciamo catturano, la telecamera cattura lo spazio che gli animali si prendono nel film proprio come loro lo vogliono. Yeah, and very short about the sound is that the one thing is what you see in the film, and the other layer of it is what you don't see in the film, but what you hear. There is a lot of action happening outside of the frame, because there are very few general shots, for example. There, everything is told by through different kind of small perspective, close-up perspective, so you miss a lot of information of what is happening or what are the actual locations, but you get it, you get another story through the sound, which is, has to do more with animality and the animal. E per quanto riguarda il suono, brevemente però effettivamente è un commento molto puntuale, perché nel film c'è una parte che si vede e una parte che non si vede, e la parte che non si vede spesso si può intuire attraverso il suono effettivamente, perché ci sono tante cose che avvengono fuori dall'immagine, fuori dalla ripresa, e ci sono tante prospettive che noi magari vediamo una prospettiva generale, ma ci mancano tanti dettagli da fuori che invece si intuiscono tramite il suono. Qualcun altro, qualche suggestione, qualche... Una domanda sui colori nella scena della banda. Ho notato, mi è sembrato, non so se è una cosa che è sembrata solo a me o è intenzionale, che era l'unica scena in cui c'erano pochi colori e sembravano artificiali, nel senso le divise dei suonatori erano gli stessi colori degli animali e dell'ambiente circostante, bianco, rosso e nero predominava. È così o it's accidental. There is a monochromatic effect, if that, is that what monochromatic effect in this shot, and that is because the animals are more than the humans in the shot. So what you see the most is the animals, and the animals are white or reddish, and I think that's what creates a monochromatic effect. But stylistically there are things that are very stylized in the film, but at the same time there is a kind of freedom and a coincidental arrangement.
Dunque, in effetti, allora, questa uniformità di colori, quella con le uniformi, scusate il gioco di parole, è casuale effettivamente, però c'è una monocromia in effetti in quella scena, perché, ed è dovuto al fatto che gli animali sono di più degli esseri umani, gli animali sono o sul rossiccio o sul bianco, quindi il colore predominante è quello. Però diciamo che è un po' per caso in questo caso, mentre ci sono in altri punti del film alcune scene che sono stilisticamente molto volontariamente molto caratterizzate. È un attimo che arriva il microfono. Volevo fare più che una domanda, una considerazione e vedere cosa ne pensi. Un grande filosofo come Deleuze disse: scrivo per gli animali, intendendo nel per al posto di. Deleuze pensava che gli artisti e i filosofi scrivono e di base creano per gli animali, immedesimandosi con essi. Loro non possono farlo, quindi gli artisti e i filosofi lo fanno al posto loro. Cosa ne pensi? Philosophers should be doing that more. I filosofi dovrebbero farlo di più. But yes, I think seeing the film after a while now, I'm trying still to figure out sometimes what is this film about, you know, how it came to be also, because I was lucky to be free enough, but because of the funds that I got, that they let me have the freedom as a script-wise, it was a very free, it's an artist doing their first feature, so it was really, really free, the rules of what I could do, and also through the producers. So I was completely liberated from any, also not coming from film, I was completely liberated of what I'm doing in there. So looking at back at the work, I think it's about trying to pay attention to what we usually miss, what we forget to see, to recognize, to register. And that is usually animal life in all its formats, either dead or alive, because we have the dog under the table, but we also have the animal on the table. And we are finding very difficult philosophically to connect this, and even more so ethically. So I think for me this work was trying how through the personal, also through my work, how I try to organize and understand this chaos of having the animal so close to us in the urban environment also, but still not being able to recognize it or to pay tribute. So in a way it's a film that's trying to pay tribute to all these bodies, not also only the ones we buried with my father in the garden of our house as I was growing up, but also all these animals that I bypassed by with a car. I found roadkill, I found in the fridges of people who hunt illegally. So really it's a film, I think, that tries to pay tribute and cannot organize the chaos, something like this. Sorry, no problem. Allora, diciamo che ho rivisto anch'io questo film dopo un po', era un po' che non lo vedevo, e anch'io sto cercando di ripensare un po' a come è nato questo film, a come è venuto. Quando io l'ho fatto era il mio primo film, non venivo dal cinema, avevo un finanziamento per fare questo film e quindi avevo la libertà totale di poter fare, e quindi l'ho fatto con questa totale libertà. E credo che fare questo film per me abbia significato cercare di portare l'attenzione su quello che spesso noi nella vita dimentichiamo o di cui non ci accorgiamo, di fianco a cui passiamo, che sono spesso gli animali. Gli animali sia vivi che morti. Abbiamo nel film, abbiamo delle scene dove ci sono gli animali vivi, i cani vivi sotto al tavolo, e poi sul tavolo c'è il cane morto. E diciamo che in un certo senso ho cercato un po' di dare un tributo, un omaggio a quegli animali, magari morti, per esempio, a quegli animali che seppellivo nel giardino con mio nonno da bambina.
ma anche a quelli che normalmente non vediamo, cui non facciamo caso, agli animali che sono nei frigoriferi di chi caccia di Frodo e non ci dovrebbero essere, agli animali che vediamo morti per la strada. Insomma, ho cercato di dare un po' una dimensione a questo caos e cercare di comprenderlo un po'. Se ci sono... c'è un'ultima domanda. Allora, in realtà volevo fartene due. La prima è qual è il tuo rapporto con la pittura di genere olandese, data anche dal fatto che tu hai, hai vissuto appunto l'Olanda. E la seconda invece riguarda qualche suggestione in più sul rapporto tra i soggetti e come mangiano. Ci sono spesso delle scene in cui viene inquadrata la cucina, oppure proprio questi soggetti che mangiano, infilano le dita dentro il cibo. Quindi è come se questo atto li caratterizzasse molto, ecco. Quindi volevo chiederti qualche suggestione in più in merito. Yeah, the painting, you, are you asking this because of the work in Venice? Is that also sì, the... ammetto che abbiamo avuto un suggerimento yes. dalla regia. Yes, yes. Okay. Because I think for people who haven't seen the work in Venice, maybe it's not so obvious. Yeah, I'm proudly based in the Netherlands, so the connection fund-wise, at least for the film, is that. Production ways, but I think I get inspired from these from still lives, where still life paintings, Flemish, Renaissance, 17th century, 16th century, that have the animal and they kill the hunted animal, the prey, as part of the compilation. In a way to be observed and in a way to talk about mortality, but still while placing the human as the predator, as the one who can hunt, who follows, but is never followed. And for me, this is a very interesting place to start, twisting history or how we have been accepted into this misunderstanding of who we are. In relation to the other. Allora, per quanto riguarda il rapporto con la pittura olandese, con la pittura fiamminga, la relazione nasce dall'opera che lei aveva presentato a Venezia, alla Biennale di Venezia. Comunque, effettivamente i fondi per questo film, e anche lei sta principalmente in Olanda, e i fondi per questo film venivano da lì, ed è sicuramente c'è stata un'ispirazione dalla pittura fiamminga e dalla pittura in generale del XVII-XVI secolo, e soprattutto dalle nature morte, dove c'era spesso un animale cacciato e quindi mostrato da un cacciatore come preda effettivamente, quindi in cui però l'uomo appare sempre come il predatore che quindi insegue e può cacciare l'animale. Questo sicuramente è stato un buon punto di partenza per me per intanto sconvolgere un po' questo punto di vista e poi per ritrovare un punto di piazzamento nel come ci relazioniamo noi nei confronti degli animali gli uni con gli altri. You are good. I don't even remember what I was saying. Let's see that. About the food, I think it has to do more with the film tries to bring the animal and the human in close proximity by talking about mortality and our bodies, that all our bodies are can be wounded, and you know there are flesh and bones, this kind of thing. And the other direction, I think, is it makes this kind of connection by talking about this tactility, which has to do what I said at the beginning, which maybe it's difficult to get there analyzing it, but we can get there. I'll try to do it fast, is by talking about the taboos, the relation we have with dead bodies, with dirt, what is clean and what is hygiene, and what is, there is a nice word about that, it's not gonna come. So it has to do, for example, with the fact that we can
eat a body, a dead body, but we should not touch a dead body, another dead body. So it has to do by bringing this kind of opposition of how our, not only cultures, but our ethics as humanity has been formed, and it is a cultural thing, in relation to mourning, loving, caring, eating, and that has to do with their tactility, discuss also, because it has to do with discussion. Do I say it correctly? Yeah. The film has to do a lot with that, with what comes close to us, inside us, and in close proximity to us. Allora, il discorso del cibo ritorna, diciamo, a quello che dicevamo inizialmente riguardo al tatto e al fatto che questo film, in un certo senso, mette in scena dei tabù culturali, che sono per esempio quelli che fanno sì che una cosa, che tra quello che vediamo ci sia qualcosa che a noi risulta pulito, igienico e quindi che si possa quindi mangiare, toccare, e qualcosa che invece no. Per esempio, noi possiamo mangiare un corpo morto di un animale, ad esempio, ma non possiamo toccarlo, non è pulito toccarlo, non è considerato pulito. E quindi questo è chiaramente un dato culturale che viene quindi dalla cultura della igiene, della salute, eccetera, che è stata inculcata in noi nel corso del tempo, però è una cosa che riguarda tutti, come dire, tutti i lati della nostra, del nostro, vari lati delle nostre emozioni, quindi dell'amare, del prendersi cura di un altro essere umano, di un altro o di un altro essere come un animale, quindi del piangerlo nel momento in cui muore. Ed è un mondo in cui comunque abbiamo visto ci sono tante pelle, ossa, dei corpi che sono costantemente vicini gli uni agli altri, animali e uomini. Direi che abbiamo scandagliato abbastanza bene il film. Grazie a tutti di aver partecipato a questa proiezione. Come diceva Claudia anche all'inizio, Yannis tornerà a novembre ad Ardate, quindi ci sarà una seconda puntata con lei. Grazie a tutto lo staff di The Blank per questa proposta, che ribadisco per noi è stata fantastica. Grazie a Yannis di essere stata qui con noi, e noi vi aspettiamo invece alle prossime proiezioni di Bergamo Film Meeting in auditorium e nella sala dell'orologio. Grazie a tutti. Grazie.